sul mio canale. Oggi nuovo video e sarà un video vlog. È tanto che non li faccio, un bel pezzetto sinceramente che non faccio video vlog, e quindi sono contenta di rifarlo. E molto oggi vedrete proprio qualcosa di molto molto diverso, perché praticamente adesso vi spiego un attimo. Faccio questo video vlog perché oggi pomeriggio, se fanno riprendere, lo spero, se no vedrete solo la parte di stasera, perché vado a vedere la nave da crociera. Adesso vi spiego. E stasera poi ci sarà la notte bianca qua giù in Ancona. Adesso un attimo vi spiego. Allora, mio padre lavora a Ficcantieri giù al porto, quindi fa le navi da crociera. Cioè, lui non è che fa lui, ci sta gli operai, lui controlla gli operai che mettono il casco e tutto, che sono tutto a posto, in ordine. E mio padre fa il vigile del fuoco, fa il vigilante lì. E siccome la nave adesso è pronta, e queste navi da crociera sono fatte apposta solo per gli anziani, praticamente per i viaggi per gli anziani, insomma, infatti dentro c'è sta il teatro, tutte queste robe qua. E c'è questa inaugurazione di questa nave che è finita, che si chiama la Viking, una roba del genere. E c'è sta una specie di piccolo di rinfresco dove si mangia, eccetera, eccetera. E noi andiamo a vedere la nave. Mio padre ce l'ha fatta rimediarci due biglietti per me e per Roberto. I bambini non possono entrare, i minorenni, quindi William niente, mi dispiace che loro comunque la voleva vedere. Se ce la faremo a fare un biglietto Roberto con una nave, ci monterà su, ovviamente William così la vedrà. E quindi devo vedere se mi fanno fare il video. Lo spero, che posso riprendere qualcosina, almeno lo vedrete in questo video. E infatti faccio questo video vlog perché, dato che vado a vedere questa nave da crociera, infatti quando andrò là ci sarà sicuramente mio padre che lavora, perché stacca alle 4, Roberto sta da me per le 2:30, e sta da me per le 2:30, partiamo, andiamo là, parcheggiamo, dopo lì vabbè apre le 3:30, però aspetteremo una mezz'oretta, un'oretta, quello c'è da aspettare, però intanto abbiamo trovato parcheggio che sta proprio lì vicino. Infatti oltre ai biglietti dell'invito per entrare nella nave, abbiamo anche il biglietto per il parcheggio. Perché se no, se ci andiamo tardi, anche dopo le 3:30, quando aperto già, di sicuro ci sarà pieno di macchine, il parcheggio è pieno, e quindi tocca portare la macchina non so dove a parcheggiare, tocca andare giù a piedi. E tocca fare tanta camminata, penso. E in più, oltretutto, oggi mi truccherò, dopo 4 mesi che non mi sono mai truccata, solo la matita. Infatti stamattina ho messo la matita come sempre, perché è ancora comunque caldo. Infatti anche ancora un po' è caldo, però certo non penso che sgronderò di sudore, che non è quel caldo come s'estate che ci ha fatto morire. Però mi volevo truccare finalmente, però non faccio il video dove mi trucco, perché adesso sono, vabbè, mezzogiorno e 5. Roberto sta da me per le 2:30, penso che per l'1:15 più o meno, così mi trucco almeno per le 2, così sono pronta. Poi devo preparare anche la borsa e tutto, che dopo io vado su da lui, e niente, quindi mi trucco tutto quanto. Sono contentissima, non vedo l'ora proprio di truccarmi, e niente. Poi comunque tra poco ricomincerò Can get ready with me, dove mi preparo con voi, dove mi trucco. Non vedo l'ora di rifare un'altra volta anche quella tipologia di video, perché è un pezzo che non le faccio. E quindi, insomma, ritornando al vlog, faccio questo, non faccio wiki vlog del sabato e domenica. Domenica non fa quasi mai niente, di solito il sabato se si va da qualche parte. E quindi, dato che dobbiamo fare tutte queste cosine qua, quindi ne approfitto per fare video vlog. Io spero, ripeto, che ci farà fare il video, spero che qualcosina ce la farò riprendere, se no vedrete solo il vlog di dopo. Comunque vi metti caso che non vedete niente, mi vedete a me che vi dico non mi ha fatto riprendere, avete visto che non vi ha fatto vedere niente di nave, quindi ok. E poi stasera c'è la notte bianca giù in Ancona, quindi Roberto viene da me alle 2:30, andiamo a vedere la nave, ritorniamo, lui cena a casa mia e dopo partiamo stasera che andiamo giù in Ancona, in città, insomma, che c'è le bancarelle, insomma la notte bianca. E si chiama bianco-rossa questa, rosso-bianca, boh, però insomma, vabbè, perché dura fino a tarda notte, dice che è la festa più... Questa volta notte bianca l'hanno fatta proprio ad hoc, da come ho capito su Facebook che ho letto, perché io ho messo partecipo, no, all'evento. E niente, e non so se viene anche William, vi ho detto William se voleva venire con noi, adesso vediamo che deve decidere ancora. Vabbè, su da Roberto non ci viene, che ormai la vita non ci viene più, eh. E vediamo se vuole venire anche lui. Tanto comunque o viene lui o non viene lui, comunque a casa ci devo ritornare, perché devo prendere la Lady che me la porto su, che poi domani pomeriggio dobbiamo fare il bagnetto sia lei che Armando, l'altro cagnolino, quello di Roberto. E quindi niente, ho deciso di fare questo video vlog dato che andiamo a vedere questa nave da crociera, in più la notte bianca. Vi ripeto, la nave da crociera non vedo la certezza se posso riprendere o meno, perché non so se mi fanno riprendere. Io spero di sì, penso di sì, l'ho detto a mio padre, ho detto
Penso che non c'è problemi, però quando vado là lo chiedo se posso fare il video. Gli dico, guarda, perché devo là vedere mia madre e mio figlio a casa e vediamo cosa ci dice. E niente, io adesso vi saluto, che sennò io tacca a discorrere, arriviamo fino ai 10 minuti, già sono arrivata a 5 minuti. Almeno vi ho spiegato un attimino. E niente, io vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo in caso più tardi. Ciao! Ciao anche Roberto, è un pezzo come ho detto prima che non facevo video vlog. Aiuto che sta facendo una curva un eh sì, è tanta. E 80, sì. niente, questo qui volevo far vedere il Attenzione. trucco. A 70. Ok, il Questa si trucco. accade, no? Azzo! Ma te sei normale comunque. 70 anche questo. Sì, ok. E allora niente, vi stavo dicendo, fado questo trucco qua. Però non si vede tanto perché è tenue come colore. È una specie di bianco, ma chiaro, 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 chiaro. Un aranciato, non pare, pare che non c'è niente, ma oppure pare che c'è tipo un marrone, pare proprio. E niente, siamo partiti adesso. Adesso devo chiamare a mio padre, che per dirgli che comunque stiamo andando, cioè stiamo arrivando. E niente, siamo partiti, andiamo a vedere la nave. Questo qui è l'invito. Viking Sun si chiama la nave, ho capito. E dentro c'è, vabbè, l'invito e tutto, e niente. E niente, dai, ci vediamo dopo, sperando che ce la faccio a farvi vedere la nave. Ciao. Che è Vabbè. italiano? Ah, che figata. Madonna, sei bello. Ah, beh, ancora è tutta plastificata. Me lo ricordo qui, no? Io posavo la roba là, poi mi mettevo il casco e tutto. Io posavo lì la roba. Visto, sei bella? Senti, questo è dove lavorare. Sì, è La nave questa di devo Thor. fare. Sì, io mi mettevo lì. Mo, se te la... porca, sta in mezzo. Sta in mezzo, sta. No, io qui pesavo la roba e poi mi mettevo il casco per cominciare a pulire, mi ricordo sta zona. Guarda il pianoforte, se è Spero qui bello. sempre, su sto piano di Sì, teatro. io... No, no, non lo Formalissimo. so, no, il teatro no, non sta qua, io non ce l'ho visto mai il teatro, veramente. Gamba bene, questa palla. Prendiamo le scale, vediamo. Allora, c'è Ah, c'è anche lo spettacolo. Ah, sopra, sopra, in alto, non lo so. No, dice sopra la nave proprio. Questo è il No, ma se ne modellino. mette la palla. E speriamo che ce ne siano sempre di qui. Va che figata di tavolino. No, tu mi dici che c'è il tavolino tanto. Sì, figata. Uomo. Questo io fa. Questa è sul Che limite. figata, fammelo fare. Figata. Va, prova. Qui c'è start. Prova a fare start, Berlino. tipo. Figo. Mamma, sta sedendo, cammina anche Ma questa io Ah, io gli era forte. affondo i piedi, affondo. Vabbè. Ah, c'è pure Prendi un'altra, quelli. che figata. E non balla nelle ra... Ah, ma qui mica c'è le donne. È al teatro, ma sai. Perché mi hai detto il night? Può essere Cazzo so, mi hai detto il night, mi ha fatto più un culo. Ah, vedi che si può riprendere? che figata la mandarina. La Va. palma di prova. Ah, questo ti suona, Leti. Questo è il teatro che... Vabbè, so questo. Sai, che cacchio mi fai? Sto cercando di... Sempre Venezia. Andiamo più avanti. Fatta bella foto. Mi ci mettiamo a suonare. Figata. Ma se poi mi si apre la giù E no, è chiusa. Allora c'è. Sto cacchio. Teatri è laggiù, eh. Sì, ma dov'è che si mangia sapere? Madonna, mo questo magnà, che te frega del magnà? No, Dai, non dopo c'è le... solo da fare. Che cazzo non è? Ah, Stiamo a fare. ma Adesso che andiamo. va. Stai fermo, ma perché devi toccare? Ecco, The Star Theater. Aspetta, fammi vedere The Star Theater qua. Senti, ma altro la cos'ha? Non lo spiego. Ti prego, dopo ce provo pure io. Mettere la mano.
No, non la voglio, metto la mano lì. Ma no, metti la taglia, no. Che te la taglia? Non lo so, dai, vuoi andare. L'aria la mano del teatro. Hello? Hello, how are you? Ah, do you speak Italian? I'm trying. Pochino, ok. I wish. Very English. Very much English. Ah, qui dove trasmette, ne vedi? Ecco il teatro, se mi ricordo la foto che mi ha mandato papà, che era, c'era tutti i teli. Ma lei non ce l'ha perché c'è le persone, io così l'ho preso proprio a bomba. Che figata. Sì, a qui, sì, sì, puoi farti vedere. Quello che dicono, prendo le segne nota. Inglese, che figata, era inglese, mi gusta parlare l'inglese. Basta. Ah beh, c'è anche di qua, vedi, c'è anche il pezzo qua. Non t'azzardà, non ti tirate su. Che c'è sta? Sono in quelle rispose comunque. Perché dobbiamo vedere. È grosso, eh? Questo è uno, se non sarà due o tre. Tutta la gente dice. Io qui, non mi ricordo se qui c'era venuta al ristorante, mi pare di sì. Però non era così. Belli lì con gli alberi, i tronchi d'albero, vedi? Cioè lui non doveva fare le foto, non sta facendo manco una foto. Ah, qui c'è anche questi quadri qua. Il camminamento. La prima che vedo col tec. Che ha incastrato Peter Pan. Oh, che figata! Si è aperta la porta. 3 a 2 rimasto 2 tira, fammi fare la foto, niente, terribile. Betta voleva fare la foto all'ascensore, ti levi? No, ciao amo, ciao. No. Che figata, te metti qui, te la sdraia, figata di Dio. Oh, non c'è, non c'è, non... A me mi dà gusto a fare questo, mi dà gusto a fare. No, non devi... Avete capito? Non ti devi sporgere, no, ti devi sporgere, oh. Ma lasciami stare. No, dopo si incazza. Guarda, puttana, quant'altro ti sta proprio di mettere. Madonna, maltissima. Andiamo... Io volevo andare... Però no. Aspetta, fammi più alla piscina. Che a bordo non si poteva comandare. Ah, qui c'è la piscina. Oddio. Ma no, non penso che te prima c'è la gente, se sei seduta là. Ah, che cazzo ne so, quante volte. Wow, guarda il mare. Ma già mi sta, c'ho il mal di mare già da ferma. Vedo il mare muove. Mamma mia. Se non è possibile. Ieri Eva e Calnoshan Cruise avvisano tutti gli ospiti che alle ore 17:30 inizierà lo spettacolo presso il teatro al Ponte 2. Ma poi deve andare allo spettacolo? Sì. Ma mi metto a guardare lo spettacolo. Dai. Io passo, c'è la borsa qua. Ma sa, sì. Questo fa le tre cose. C'è la modella. Però la col vestito nero. La chiamo la modella.
Questa che è? La prua o la poppa? Adesso chiama la prua? I pompieri, io faccio Rose. Io faccio Rose e lui fa Jack. Vedi, c'è pure il coso apposta. Qui va dritta, qui è la parte dritta. È la dritta. Wow. La dritta è a destra, non è dritta. Ma se può andare lì? Eh certo, vai sotto. Voglio andare lì. Speriamo di non affondare come ti fa. Lascia schettino. Lascialo sta a schettino. No. Eh beh, queste piscine tipo idromassaggio, vedi? Facciamo. Qui dov'è che faticavo io? Sai dove stavo io? Stavo lì? La parte lì stavo. Ma quella è quella, la parte? Sì, davanti. La telecamera, vedi? Ah, capito, lì fa vedere quando te stai navigando, ti fa vedendo stai. Capito bene? Lì vedi, fa vedendo stai, vedi? Non so perché Roberto è passato da qua, perché c'era di là, però vabbè. Pool grill. De là. Eccoci. Ci siamo fermati perché Roberto sta facendo benzina. Non so, lo vedete? Aspetta, eccolo. Oh, è stata una faticata, era bellissima la nave, è stupenda proprio, mi è piaciuta veramente tanto, è una figata. Quando mi sono affacciata lì, la tipo barriera, diciamo, che vedi sotto il mare, vedo il mare che si smuoveva, sono fermata, mamma mia, mi sa che a me mi fa male, c'ho un mal di mare, mi sa. E è stata bellissima il po', poi ci ho incontrato, sapevo che doveva venire l'amica mia, mia migliore amica Betta, con la nipote Ilaria, che ha 16-17 anni, siamo stati con loro. Il buffet lo dovete vedere, era una roba straordinaria. C'è Roberto che mi sta sbattendo il vetro, mi sta bussando. E cioè non era un buffet normale, cioè io pensavo che era quei buffet che senti il tavolino, te spizzichi, c'è sta da mangiare, da bere. Invece no, ti dà proprio da mangiare, c'è la carne, le patatine fritte, l'insalata, un sacco di robe. Ho preso un po' di purè, le patatine fritte, l'insalata e il roast beef, una fettina, ma però era duro un bel po', porca miseria. Quando lo tagliava però era tanto tenero, tranquillo, vabbè. E dopo ho preso qualche dolcetto, abbiamo bevuto, insomma, vabbè, io l'acqua, loro il vino, perché io non bevo. E niente, è stata bella tanto, avete visto, è stata bella un bel po', è stato molto emozionante. Poi c'erano tutti gli amici di mio padre, che lavorano con mio padre, vigilanti, no? Poi all'inizio c'era pure mio padre, dopo mio padre è andato via, quindi l'ho salutato. E ho salutato anche gli amici di mio padre. E niente, adesso stiamo andando a casa. No, non si dice però. Adesso stiamo andando a casa e, che so, le 6:10 e poi stasera dopo cena andiamo alla notte bianca. Quindi, allora, quindi sto video mi sa che durerà, non so se durerà un'ora, d'ore, scusatemi, non lo so quanto dura, devo vedere, perché oltre la nave, basta queste qua, cioè oltre la nave faccio vedere anche la notte bianca, insomma prenderò qualcosina in giro per giù la città, vedo, prenderò qualcosina giù dalla città, prenderò qualcosina. Prenderò, no, prenderò. E niente. Guarda la cinta. Guarda che ce l'ho la cinta, senti che non ce l'hai, senti che si scende. E niente, dai, ci vediamo direttamente, casomai quando ripartiamo per andare in città, in Intercity. Ma parlava in inglese, io una figata, intenta, nave. Cioè, quello che ho detto, sorry, the theater. Nel senso, scusi, il teatro, no? Dov'è? Ho visto il teatro, molto carino. The theater. Vabbè, ci vediamo dopo. Ciao. Rieccoci in macchina. Io sono stanca morta, ho un sonno allucinante proprio. Non mi vedete tanto bene perché è buio, ovviamente, e c'ho la luce. No, così si vede, no, così è troppo. È troppo? Sì, leva, da fastidio. Come era prima. Così? No. Mm. Così. Boh, no. Se vuoi posso fare così. Ecco, boh, vabbè, più o meno. Facciamo così. Sono stanca morta perché da col fatto che è iniziata la scuola di Willy, ormai pezzetto, il 15 che è iniziata, 15 settembre, e ovviamente mi sveglio presto la mattina e quindi c'ho sonno.
dormo manco tanto tutti i giorni, proprio zero. E niente, adesso stiamo andando alla notte bianca qua in Ancona. Ci staremo un'oretta, dai, vediamo, anche perché siamo partiti tardi, che è le 9.51, quindi saremo giù per le 10 più o meno, perché l'ho dovuto avere il Milan, la Juve, avete il calcio, visto metà partita. E niente, adesso andiamo alla notte bianca, faremo un giro lì, dopo c'è le bancarelle, insomma famo un giro, niente di che. La prima roba che devi fare, Roberto, è prendere il caffè. E niente, ci sarà tanta gente, devo io per il parcheggio. Sentirai che botta, eh. Non so se si trova. Che la gente viene presto, perché la notte bianca iniziava dalle 7:30, quindi penso che ci sarà tanta gente. E parlo così perché sono inquinita dura, mi stavo rilassando in letto, che ho visto un video di Gnappetta, dei miei accellini, che ha fatto un video haul di 38 minuti. Mi gusta un po' il video haul sua. E a parte qualsiasi video fa lo guardo, che mi piace proprio lei. E niente, quindi stavo rilassando il letto, avevo guardato lì, è andato che lui guardava la partita, vabbè. E niente, adesso siamo a notte bianca, stavamo un po' lì, dopo tocca partire perché tocca fare mezz'ora di strada per andare a Senigallia. Dopo mi devo struccare, devo mettere il pigiama. Dopo c'è, dopo, sì, crollo, per una bevolletta io crollo proprio, sì. Pure te, sì, Roberto è stanco. E niente, dai, ci vediamo dopo, speravo di riprendere. Ma qua lavoravi? Sì, lavoravo qui in questo bar qua, Water the Room, tanti anni fa, quando avevo 18 anni. Mi vedete già là che sono dalla galleria. Niente, dai, ci vediamo dopo, sperando di riprendere qualcosa. Ciao. Eccoci qua. Allora, niente, siamo sfigati. Per quanto riguarda il parcheggio, Roberto, siamo sfigati. Praticamente siamo stati giù, abbiamo girato un'ora ante la macchina per cercare parcheggio, ma è stragonfio, gonfio, gonfio, gonfio di macchine. C'è anche il parcheggio giù di sotto, e di fuori della scritta parcheggio c'è due X rosse, quindi è proprio pieno, niente. Siamo andati là per andare verso il porto, casomai che c'è un... cioè, ci ho pensato dopo, dico, volendo andiamo al porto, che lì c'è l'Arco di Traiano, e lì dopo fa la musica afro, insomma, che ci andava anche un'amica mia, perché infatti l'ho chiamata, e sa, però ha parcheggiato praticamente davanti a un bar che si chiama il Bar Furosis, però dopo ti fa tutto a piedi, la strada è lunghissima, e non ci avevamo a camminare, cioè, nel senso, volendo pure, ma è stancante per poi, già siamo stracchi di lui. In più non mi fa pure tutto a piedi, che veramente ci vuole tantissimo. Arriviamo lì dopo un'ora di camminata, e praticamente stiamo scendendo di Cesina, dove ci sta le sbarre, ci sta tipo poliziotti, le guardie. Allora gli faccio, guarda, l'Arco Traiano fa la festa a notte bianca, la musica, e tu no, assolutamente no, ma ha fatto boh. Io, vabbè, apre la sbarra e fammo il giro per venire via. Insomma, sono andati tipo a finire fino al Duomo, torna giù, non si passa, gente che ti sorpassa, gente che mena a mezza strada, insomma, casi da miseria. Attraversa. Vabbè, che attraversa uguale. E niente, un casino. E dopo ho chiamato a Samantha, questa amica mia, io ho detto, guarda, così così, questo mi ha detto, no, guarda che c'è, sto andando a piedi, c'è sta la musica. Io non so, questo assolutamente no, mi sa che si è sbagliata a parlarmi, voleva di assolutamente no con la macchina. Se no a piedi ci puoi passare lì. E niente, alla fine abbiamo trovato il suo parcheggio, e niente, stiamo ritorno a casa. Dovevamo fa? Le 10.50, era presto, ancora si poteva fare qualcosa. Pazienza, no, perché di già non famo mai niente di solito. Un conto d'estate, c'è il chalet, vai a ballare così, esci, c'è le bancarelle, la sera c'è vita, c'è gente, dai, comincia l'inverno a rinfrescare, e quindi c'è poca roba, anche ancora non è che fa tutte tante robe. Questa era la notte bianca, ci voleva andare, niente, vabbè. Comunque dai, vi ho fatto vedere almeno la nave, almeno quello ve l'ho fatto vedere. Però ho capito, finivo il vlog col botto, no? Con la notte bianca, però vabbè, pazienza. Non so quanto durerà questo vlog, vedremo un po'. E niente, che dovevamo fare? Sarà per un'altra volta, se ci sarà qualcos'altro, comunque farò video vlog, ve lo farò vedere, insomma. E niente, io vi saluto, vi mando un grande bacio, spero che il video vi sia piaciuto, questo vlog, se sì, spolliciate in su, se volete saluto il video mi commentate, vi saluto qui perché adesso
dopo faccio questo come il pigiama e vado subito a dormire, perché già non ce la faccio adesso, fa sto pezzo di video, sono tutta rincoglionita. Stavolta devi andare qua, ci sbagliamo, sinistra. E de là! Gli dico a sinistra, me va a destra. E quindi vi saluto adesso, quindi vi mando una buonanotte e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao.